Buonasera, nuovamente in diretta alle 21:31, scattate in questo momento. Questa è Radio Science TV di Treviso, Radio Valdichiana, perché in questo momento stiamo praticamente andando in nazionale, ossia il programma è di Radio Valdichiana, però viene diffuso e entra, diciamo, nel circuito nazionale tramite l'emittente madre Radio Science. Dico TV perché è anche televisione di rete. Detto questo, veniamo dunque al notiziario sperimentale Montepulciano Notizie. Iniziamo con la prima. Cioccolando 2018, 16, 17, 18 marzo in Piazza Grande. Cioccolando torna a Montepulciano in Piazza Grande da venerdì 16 a domenica 18 marzo. Tanti espositori e maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia riempiranno gli spazi di sapori e profumi che ingolosiranno grandi e piccini. Questo evento, che segna in pratica l'inizio della stagione turistica, è organizzato dalla Proloco di Montepulciano, alla quale possono essere richieste tutte le informazioni. Passeggiata guidata nei dintorni del lago di Montepulciano, quindi praticamente dal centro storico, ve lo dico perché io sono praticamente conoscitore di quella zona, e dunque si scende dal centro storico di Montepulciano, si prende la strada che va diciamo a Chiusi, e ad un certo momento c'è un incrocio dove ci sono le indicazioni a sinistra per il lago di Montepulciano, e dunque saremo a circa un 20 minuti di macchina. Allora vediamo cosa ci dice questa notizia. Allora, con partenza dal centro visite La Casetta, domenica 18 marzo dalle 9 alle 11, una passeggiata guidata lungo il sentiero della bonifica e nei pressi del lago di Montepulciano. Appuntamento è gratuito. Per qualsiasi informazione potete fare questo numero. È un cellulare, è 334 82 84 762, per qualsiasi persona quindi che vuole essere informata e partecipare a questa interessante passeggiata al lago di Montepulciano, nei dintorni del lago di Montepulciano. Il pendolo di Focault nel Tempio di San Biagio. A Montepulciano, nel Tempio di San Biagio, tutti i giorni dal 18 al 24 marzo si replica l'esperimento con il pendolo di Focault, orari in cui è possibile assistere all'esperimento dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. Gara del pasticcere dilettante. Domenica 25 marzo, con inizio alle 16:30, presso il centro civico di Sant'Albino, si svolgerà la nona edizione della gara del pasticcere dilettante. Maggiori informazioni e moduli di iscrizione su santalbinoeventi.it. Ecco, ve lo ripeto con calma così avete modo di prendere bene l'appunto. Allora, il sito internet per maggiori informazioni è il seguente, è santalbinoeventi.it. Incontri di Pianeta Galileo. Due interessanti appuntamenti che si terranno presso gli ex macelli in Piazza Molins. Sono due argomenti molto diversi per tematica, ma entrambi di grande attualità e largo interesse. Mercoledì 21 marzo, dalle 11 alle 13, a caccia di meteoriti in Antartide per esplorare l'origine del sistema solare con il professor Luigi Folco, Università di Pisa, un ricercatore appena rientrato da una missione in Antartide. Venerdì 23 marzo dalle 11 alle 13, vaccini e vaccinazione, elementi di conoscenza per scelte consapevoli, con la professoressa Anna Laura Carducci, Università di Pisa. Arte Arti, mostra mercato dell'artigianato. Dal 30 marzo al 2 aprile torna in fortezza la mostra mercato dell'artigianato Arte Arti, una manifestazione dedicata all'artigianato artistico di qualità con aziende provenienti da tutta Italia e alle eccellenze enogastronomiche locali. Per questa edizione gli organizzatori propongono, tra le varie cose, un'interessante novità. Il contest è un mecenate di strada. Il concorso mette in palio tre premi in denaro per
quegli artigiani che attraverso un'opera originale, espressiva e tecnicamente ben realizzata sapranno interpretare il tema proposto dal contest che nel 2018, anno del cibo italiano, è il vitello di razza chianina, conosciuto come gigante bianco e re della valle. La mostra Mercato dell'Artigianato Arte Arti è aperta a tutte le imprese e soggetti iscritti agli albi provinciali delle Camere di Commercio italiane. Quindi per maggiori informazioni potete consultare il seguente sito internet artiartigianatoinmostra.it. Anche in questo caso ve lo ripeto, così avete modo di, prendere nota. Allora, artigianatoinmostra.it, artigianatoinmostra.it. L'elenco dei vari appuntamenti viene continuamente aggiornato ed è consultabile nella sezione 20 del sito, attenzione, montepulcianoliving.it. Ecco, ve lo ripeto anche qui, attenzione, allora, sito internet montepulcianoliving.it. Alle 21.37 termina qui il notiziario sperimentale Montepulciano Notizie. Redatto e condotto in studio da Massimo Bonella, qui da Radio Valdichiana del circuito Radio Saius TV, notiziario che viene trasmesso su scala nazionale ed internazionale tramite l'emittente madre radiosaius.it. Ricordo che Radio Saius è anche emittente televisiva di rete, quindi potete cliccare all'interno del sito radiosaius.it e potete quindi vedere anche la televisione. E ricordo un'altra cosa ancora, il giornalino online di RST, Radio Saius TV, che è saiusnews.it. Ecco, ve lo ripeto, saiusnews.it. Da Radio Valdichiana, l'augurio di un buon proseguimento di serata in nostra compagnia. Vi segnalo alle ore 22 l'intervista esclusiva a Salvatore Borsellino da Radio Saius di Treviso. A tutti, buonasera.